la decisione che mi ha portato a suo tempo alla formazione del gruppo consiliare autonomo Caleno, le cui motivazioni sono agli atti del Consiglio. La nuova politica cambia velocemente metodo e modo di porsi. Prova certa sono le vicende politiche sorte subito dopo la tornata elettorale del 4 marzo. La lista Caleno la rinasce, bene ribadirlo, lista senza connotazione partitica, non ha avuto la maggioranza dell'elettorato. Io sono, nell'ambito del Consiglio, la sola rappresentante del capoluogo di Caleno in frazioni minori e non mi sento di relegare nel dimenticatoio con le persone che mi hanno dato fiducia. Oggi siedo nei banchi della minoranza, ma non sono preconfezionata per dire sempre no e non sono costretta a subire logiche di partito. La mia attività di consigliere comunale è stata e sarà caratterizzata sempre da uno spirito. Esatto, ma mica se non togli in dubbio la libera sì. No, assolutamente no. Però da quello che io ho verificato, penso che la cosa più saggia che possiamo fare è leggere delibera per delibera. Perciò avendo invitato la Presidente, siamo arrivati ad un punto, e giustamente il consigliere di Spirici corriamo il rischio di incartarci. Allora, per evitare questo, secondo me, dovremmo leggere tutte quante le delibere. Sono assolutamente facendo allora, chiedo scusa, sindaco, no, diamo ordine ai lavori. Il segretario ha già detto che le presenze e le assenze sono riportate per l'inizio del Consiglio Comunale, poi nei verbali, nelle registrazioni, quello che trascrive il segretario è chiaramente, io sono sempre attenta a chi esce e chi entra durante le sedute, annotiamo puntualmente le presenze in quel momento e della discussione e della votazione. Quindi ho capito benissimo qual era il problema questa sera, ne abbiamo parlato io e il segretario. Abbiamo ritenuto che non era giusto né tecnicamente esatto votare per quattro. Allora il sindaco, l'assessore Di Maio e l'assessore Mazzucchi, mentre noi cerchiamo di capire, giustamente discutono tra di loro, però poi non capiamo tutti quali quello che stiamo dicendo. E abbiamo cercato di capire che tecnicamente quattro sedute precedenti del Consiglio Comunale non potevano essere votate tutte quante insieme. Allora giustamente il dottore ha scisso le varie sedute votandole ciascuna per volta, come è giusto che sia. È chiaro che per ciascuna delle sedute precedenti di cui noi approviamo le delibere e quindi i verbali che sono stati redatti, è chiaro che approviamo tutto, perché dobbiamo ricordare che in quelle sedute c'è stata discussione, c'è stata votazione. Questo si dà per acclarato, secondo il mio giudizio, posso anche sbagliarmi, prego il direttore di intervenire. Diamo per acclarato che quelle sulle sedute del 21 e del 18, 21-8 e 18-10, 2017, abbiamo votato e si danno per approvate, perché la maggioranza è presenti tutti favorevoli all'unanimità. All'unanimità si invia il primo punto approvato, chiaramente con la volontà del Consiglio, in relazione al nuovo bilancio di previsione. Volete che vi legga la delibera? O l'avete trovata agli atti e l'avete letta? Quanto riguarda la gestione dei rifiuti bilancio 2018, non sono d'accordo sulla data, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista politico. Sotto l'aspetto tecnico vedo che nei prospetti è stato inserito la voce K, le costi amministrative relativi alle sentenze, 250.000 euro, che fanno lievitare, che potrebbero essere pagate diversamente, che fanno lievitare la TARI di
di circa il 20-25% rispetto al prospetto economico che ha presentato il responsabile del servizio, l'ingegnere Di Benedetto. Da un punto di vista politico, sotto gli occhi di tutti i servizi che stiamo vivendo tutti i cittadini quando riguarda la raccolta dei rifiuti, e che non viene effettuata quotidianamente, siamo comunque in continua emergenza. E quindi ritengo che per solidarietà proprio dei cittadini che sono costretti a pagare una tassa esosa sui rifiuti senza avere in cambio un servizio essenziale efficiente, dovremmo cercare di abbassarla e non di aumentarla. Quindi secondo me questo capitolo costo di 250.000 euro potrebbe, siccome si tratta di sentenze, quindi costi amministrativi relativi ai contenziosi, poteva essere messo, pagato diversamente, quindi ridurre la data come aveva prospettato il responsabile ingegnere di Benedetto, scusate. Sì. Chi altro vuole intervenire? La consigliera tu. L'assessore, vogliamo fare un prima chiarire? Non avevo visto l'assessore Barrese, prego. Allora, visto che la Presidente ci ha diciamo, letto la delibera per quanto riguarda il giustamente, dicendo che è una delibera di consiglio che fa votare entro il 31 marzo, perché essendo un articolo proprio dei campionati, e che prossimamente il 31 marzo dovremo approvare al posto del bilancio. È chiaro che, come dicevo, questa tariffa, per quanto riguarda l'anno 2018, diciamo che queste. Non solo per il 2018, ma per a norma di regolamento comunale, noi queste tariffe vengono divise tra tariffe utenze domestiche e utenze non domestiche. Per quanto riguarda le utenze domestiche, per il 2018, visto che diciamo, il quadro di spesa più o meno è identico rispetto all'anno scorso, dal 2017, perché diciamo che nel 2018 scade la gara d'appalto per i rifiuti e scade a giugno, per cui noi abbiamo comunque un punto di riferimento fisso che è la spesa rispetto al capitale d'appalto della precedente gara che scade a giugno del 2015. Poi vi è un nuovo capitolato d'appalto che dovrebbe subentrare appena finisce la gara, già è in atto, è stato inviato all'assessore già alla sua per essere valutato e approvato. È chiaro che in quel capitolato d'appalto i costi di gestione, i costi complessivi sono scesi, non do di preciso l'ammontare, ma che comunque diciamo, vanno a incidere diciamo, di meno sulla tariffa. In questo anno 2018 è chiaro che è stato valutato per cui una tariffa tra il capitolato vecchio che dovrebbe finire a giugno con il punto interrogativo perché non sappiamo la gara se finisce poi per giugno o si protrae ancora e il nuovo capitolato d'appalto che sarebbe da tenere presente di nuove tariffe che sarebbero fuori dal nuovo capitolato. Comunque complessivamente quello che in questo 2018 tra un po' il vecchio capitolato, il nuovo eccetera, noi abbiamo avuto comunque un canone inferiore rispetto all'anno scorso. Si è messo di poco da 806.000 scende a 709.000. L'indifferenziata rimane uguale, l'ubito scende di 175.000 rispetto ai 181.000. Poi abbiamo i rifiuti per l'edilizia sono uguali. Per quanto poi riguarda le somme per l'accantonamento, per quanto riguarda i crediti di dubbia eleggibilità, diciamo sono gli stessi, anche se diciamo, quest'anno i crediti di dubbia eleggibilità sono saliti in termini percentuali rispetto all'anno scorso, perché da 75% sono passati all'85%. Poi c'è il problema delle sentenze, a cui facevo riferimento. La consigliere Sorbito, che noi ci siamo trovati l'anno scorso, nel 2017, con due sentenze esecutive di 500.000 euro
che chiaramente abbiamo dovuto spalmare in 2 anni, 250 già sono state inserite nel 2017 e 250 sono state inserite nel, sono tendenze che riguardano i rifiuti, la gestione dei rifiuti, per cui non sono tendenze che riguardano altri tipi di lavoro, cioè, ed è chiaro che essendo delle sentenze che ormai sono dire le spese che dobbiamo pagare sono servite per la gestione dei rifiuti, chiaramente noi dobbiamo inevitabilmente inserire nel quadro del prerogativo delle spese che vanno affrontate. Ecco per cui l'anno scorso che cosa si è verificato? Che la tariffa di 250.000 euro hanno fatto diventare quella famosa percentuale del 20% in più rispetto all'anno precedente. Quest'anno siamo rimasti nella stessa tariffa perché già l'anno scorso per 250.000 euro erano stati previsti con il precedente bilancio, per cui io ritengo che non è che ne possiamo fare almeno. Purtroppo sono spese che riguardano questo servizio e chiaramente il servizio è per una legge che esiste fa a capo dei cittadini. E chiaramente l'unica cosa che ecco, si potrebbe immaginare che fare ad esempio un ruolo ordinario, se dovevi andare a fare un ruolo probabilmente straordinario, però comunque era un ruolo che andava a capo dei cittadini, non è che si potrebbe poter evitare e non farlo gravare. Questa era la conclusione. E così ti dicevo, per queste ragioni quest'anno la tariffa comunque è rimasta invariata. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, che viene pagata sulla superficie, addirittura anche se si può una minima somma, che posso dire anche di soldi, per lo 0,15 in meno c'è stato sulla domestica. Per quanto riguarda le utenze invece domestiche, noi la paghiamo invece sulle persone, pure qua diciamo che complessivamente stiamo a pareggio, siamo qua, aumenta di pochissimo sul numero familiare di una sola persona che da 195 che paga 202 euro, questa è la media, il numero familiare di una sola persona, per cui c'è stato un aumento di 6 euro l'anno per un numero familiare di una sola persona, per due persone paga 324, mentre prima erano 342, comunque sono 2 euro, soltanto 2,8 euro di differenza. E per un lungo familiare di 3 persone va a pareggio, tanto è vero che mentre prima erano 424 euro, è rimasto 424 euro. Dalla famiglia di 4 componenti a salire comincia a scendere, ecco, con perdere quelle poche che si era aumentato in ultimi minuti. La tariffa media 512, era 519, scende a 515, da 5 persone da 327 scende a 617. Per cui diciamo, mentre le famiglie più grandi, cioè, noi ci troviamo a dover fronteggiare in questo periodo una situazione che è, diciamo, non creata certamente dall'amministrazione, ma venutasi a creare in quanto che la ditta che era affidataria del servizio è stata sottoposta a interdittiva antimafia, per cui chiaramente è stata commissariata. C'è stato il commissario, il prefetto di Napoli, che ha stabilito questa cosa, impedendo anche al sindaco di poter nominare un'altra ditta che succedesse a quella che aveva subito questa interdittiva. E allora questo fatto innanzitutto ha creato dei problemi, perché chiaramente i commissari stanno a Napoli. Noi viviamo nel nostro territorio, è venuto meno un referente principale qui in zona,
che coordinava anche il servizio, per cui è come se noi andiamo a leggere una lettera che ci è stata inviata dal commissario liquidatore della ditta Coservice, dice che praticamente fa menzione di una ingestibilità del cantiere che loro hanno qui a Carino, ma una ingestibilità da parte loro, da parte della loro organizzazione, non certamente da parte del comune di Carino, ma infatti chiaramente fa menzione anche a un intervento dei carabinieri che hanno subito dei furti sul deposito e ad altri tipi di cose. Quindi non è una scusante certamente nei riguardi dei cittadini quello che io sto dicendo, ma è solamente per il giorno 26. Alla base di tutto chiaramente c'è il fattore che loro non percepiscono lo stipendio sia di gennaio che di febbraio, ma non è certamente colpa dell'amministrazione se questi stipendi non possono essere dati ai dipendenti. Io non voglio dare colpe a nessuno, però c'è tutta una corrispondenza sia tra l'amministrazione, tra il responsabile, tra i commissari e i prefettizi, e non da ultimo anche un verbale redatto in prefettura in cui noi del comune abbiamo partecipato insieme con i commissari prefettizi e anche con i rappresentanti sindacali dei operatori economici, e dal quale poi è emerso che innanzitutto che il comune di Carino, se vuole posso leggere anche il verbale, non è stato mai inadempiente per quanto riguarda i pagamenti, ed è la cosa principale ad essere sottolineata anche dal rappresentante del prefetto, e che poi praticamente ci sono dei documenti che i commissari prefettizi devono far pervenire al comune di Carinola per poter fare in modo che il comune di Carinola versi le somme dovute ai commissari per pagare gli stipendi. Posso assicurare che la seduta è stata svolta il 14 marzo, oggi ne abbiamo 22, a tutt'oggi non è pervenuta al responsabile del servizio e al comune nessun chiarimento in merito. Ho penso di avvisare la cittadinanza che eventualmente insomma di non mettere fuori la spazzatura, perché tu sai che pure a noi succede, no? Che oggi facciamo la plastica, poi sperando che domani si vede, e poi noi tutti i cittadini fanno la raccolta differenziata come si deve, alla fine poi chi va a raccogliere i rifiuti non la fa, e quindi pochi cimenti il comune di Carinola, perché comunque andrà a pagare di più perché non viene frazionato, ma è tutto indifferenziato, quindi aumenta il carico e aumentano quindi le tasse per i cittadini. Ma i servizi, cioè questo io non ho voluto penalizzare i cittadini. Allora, ma i disservizi certamente non li crea l'amministrazione, ma molte volte. Ma di mafia ci sono problemi, allora avvisare comunque con i cittadini, c'è di collaborare per certamente evitare, è di nostra intenzione fare una manifesto in tal senso, in modo tale che le nostre strade non dimentichino come è successo a Natale, che gli scarichi a cielo aperto era diciamo la collaborazione, almeno c'è nell'attività. Vorrei chiedere, si parla di sentenze di 150.000 euro, sono le stesse dell'anno scorso, a cosa si riferiscono e a quali periodi? Allora, io penso che evidentemente ho detto che complessivamente le sentenze già esecutive erano 500.000 euro, e l'anno scorso riguardavano due sentenze, una che per i rifiuti sulla Sant'Eccola, e l'altro era un lotto arbitrale che riguardava addirittura fatture del C4, che poi si sono concluse adesso queste sentenze. Chiaramente una volta che la sentenza è andata esecutiva, automaticamente noi l'abbiamo dovuta in considerazione, come facciamo sempre, ogni sentenza appena è rotta la riconosciamo come sentenza.
bilancio in qualche modo. Ecco, questo è qua appunto perché erano sentenze che riguardavano questi servizi all'epoca, poi uno era per la Salento, l'altro per il lodo ambientale, che c'è fatto. Assessore, che ti ricordi i periodi? C'è fatto. Ma ti, allora, ricordi, ti ricordi i periodi? Eh? Ti ricordi i periodi? Il periodo dove c'è fatto è finito nel 2008, per cui è un fatturo probabilmente antecedente al 2008. Le Roselletto pare che riguarda il 2009. Non sono faccende che riguardano questa amministrazione. Sicuramente no, cioè è un'intendente che guardava, cioè un'intendente esecutiva l'anno scorso, e chiaramente noi le dovevamo portare, in realtà, appunto perché già era stata l'anno scorso aumentata, grazie per quelle 250.000 euro, quest'anno è rimasto invariato, perché l'abbiamo aumentato l'anno scorso. Al di là di quegli aggiustamenti dovuti a qualche minore costo di qualche servizio, tipo il costo dello smaltimento, oppure il costo dell'umido per tonnellate, che già nel centro dell'81 assesso, grazie. Il mio possesso penso che sia, dalla relazione dell'assessore, da quello che viene fuori, cioè, la strada tecnicamente corretta era recuperare queste somme all'interno della tassazione, se ho colto bene il senso dell'intervento dell'assessore Marlisi. Però a me poi piace approfondire gli argomenti. Io penso, e questa era l'affermazione, poi vado a motivare pure l'affermazione che ho fatto prima, invito al dottore Bergamasco ad intervenire se mi allontano dalla verità e dalla realtà del comune Carino. Io penso che il bilancio comunale a noi non consente di recuperare all'interno dello stesso 500.000 euro in due anni, per come siamo combinati. Perché il comune di Carino è fallito. Noi abbiamo accettato una sfida, ma con noi stessi. Noi abbiamo deciso, noi, quando siamo partiti con questa esperienza, abbiamo accettato una scommessa con noi stessi, che era quella di farci carico della nostra collettività. Dai balconi abbiamo assunto l'impegno con noi stessi prima e con i nostri cittadini, con i cittadini dopo, che avremmo amministrato il comune di Carino là come i buon padre di famiglia. Quindi avremmo amministrato questo comune come casa nostra. Cosa che puntualmente stiamo facendo. Recuperare queste somme all'interno di un bilancio comunale non è semplice. Per il comune di Carino è un'operazione impossibile. Non solo, se nonostante i sacrifici, nonostante gli sforzi che stiamo facendo, riusciremo ad evitare il dissesto. Detto questo, in premessa, poi secondo me, va aggiunto pure qualche altra cosa. Si parlava dei disservizi, delle responsabilità. Io penso che noi come amministrazione ed io come sindaco avverto l'esigenza, la necessità di chiedere scusa ai nostri e ai miei concittadini per i disservizi che si stanno registrando. Non è importante di chi ha la responsabilità, è importante che esista il problema e noi non riusciamo a risolverlo completamente. E sottolineo completamente perché l'informazione c'è stata. Noi abbiamo reso i nostri concittadini su tutto quello che si stava verificando. Probabilmente ci stanno ancora comunicati di questa amministrazione sul sito ufficiale del Comune. Quindi l'informazione c'è stata. La difficoltà però è che non riusciamo non ad affrontare il problema, a risolverlo.
e ringrazio l'assessore Giacca per veramente la più grande esposizione che ha dato, pure a me che lo sto seguendo, in prima persona di tutti gli elementi. E di questo lo ringrazio. Però a noi che compete, pure in questo, cioè, è un problema che è stato ereditato da questa amministrazione, ma senza responsabilità alcune, perché pure la Camera è stata fatta da altri, non dall'amministrazione di Carino, perché è stato fatto qualche anno fa una scelta giusta, dico io, di aderire a cui compete sempre alla funzione di controllo, che la stiamo esercitando completamente e finalmente, tanto è vero, ogni giorno a noi perviene una relazione di servizio che poi la utilizziamo. Pure l'eventuale intervento straordinario che ho facendo riferimento all'assessore Giacca trova giustificazione se ci stanno i presupposti. I presupposti sono due. Noi abbiamo voluto fare due interventi straordinari che sono a carico dell'impresa che gestisce il perché abbiamo organizzato un percorso che poi alla fine ci ha consentito di emettere un'ordinanza, perché noi possiamo intervenire, ed è stato il caso delle feste di Natale alle quali faceva riferimento il consigliere Sordillo, a tutela della pubblica e privata incolumità e la salute. Quindi, poiché stava esplodendo il problema, c'è stata pure là una forzatura, perché seppure richiesta non è arrivata la visita dell'ASL, quindi il massimo luogo dell'ASL non c'è stato, perché prima di mettere l'ordinanza c'era bisogno di una